proprio perché hanno il muso a punta e le orecchie a punta, e qui in tedesco significa cuneo. Siamo pronti quindi per il quinto raggruppamento. Un grande applauso per la giudice, arriva da Taiwan, Ko Yishen. Thank you very much. Ed eccoci pronti a presentare i migliori di razza del quinto raggruppamento Reggio Emilia 2017. Podenco Ibisenco Apelolizo, Alaskan Malamute, Samoyedo, Siberian Husky, American Akita, Akita Inu, cane da orso della Carelia, Spitz Lupo, cane nudo messicano grande, Cholich quindi grande, Thai Ridgeback, Lapin Koera, Shiba Inu, Ciao Ciao, Spitz Piccolo, Spitz Nano, Podenco, Portoghese, Pequeño, a pelo ruvido. Abbiamo in questo raggruppamento cani da caccia come il Podenco, cani da traino come Alaskan Malamute, Samoyedo, Siberian Husky, cani da guardia come gli Akita, cani da caccia all'orso come il cane da orso della Carelia, Karjalanka Rokoera, cani da guardia molto antichi come gli Spitz tedeschi che vediamo nella taglia più grande, più di 50 cm a garrese dello Spitz Lupo, fino ad arrivare al piccolo Spitz Nano, lo Zwergspitz. Cani da guardia anche il Ciao Ciao, cani da caccia come lo Shiba, da guardia anche molto primitivi nel loro comportamento, Cholich Quincy e Thai Ridgeback, da pastore il cane da renne della Lapponia, il Lapin Koera. Il piccolo Podenco penso si dica così anche a Reggio Emilia, diteci a parata anche voi, perché aveva proprio questa funzione, un piccolo cane da caccia molto veloce, molto orientato allo sterminio dei roditori. Samara, prendi topi. Invito sul podio per la premiazione Giuseppe Saccani. Ci penso io, Giuseppe. Che pensi mi, fanfal milanesca. La nostra giudice chiamerà al centro del ring la preselezione. Abbiamo quindi Samoyedo, Siberian Husky, Spitz Lupo, Spitz Nano, Shiba Inu e un grazie agli espositori degli altri migliori di razza del quinto raggruppamento. Davanti alla nostra giudice Samoyedo, una razza originaria delle regioni settentrionali della Russia, selezionata dalla tribù dei Samoyedi, caratteristica l'espressione sorridente e la commessura labiale risalente che dà appunto questa espressione di cane che sorride. Mantello unico quello bianco, anche se sono ammesse macchie biscotto a livello delle orecchie. Cane da traino portò il Duca degli Abruzzi fino al Polo Sud. Siberian Husky, siberiano nel nome, americano come creazione, è una razza che si origina nel periodo della corsa all'oro, Gold Rush, razza che divenne famosa perché una muta di questi cani salvò la città di Nome. Pensate che già il paese, come sfortuna, non aveva nome, un impiegato scrisse no name in maniera errata e divenne il paese di Nome, o Nome che dir si voglia.
razza molto antica. Pensate che cani di tipo Spitz Volpino sono stati trovati come resti nelle palafitte della Germania e della Polonia. Spitz Lupo, conosciuto nei paesi anglosassoni anche come Cresonden, ovvero il cane di Kees, perché questo rivoluzionario olandese apprezzava questa razza. Sul tavolo davanti al nostro giudice uno Shiba Inu, piccolo cane giapponese. Shiba significa piccolo, Inu cane. È un cane che veniva utilizzato per la piccola selvaggina, caccia nel bosco. Nel film Hachiko, dove gli attori sono del film con Richard Gere, che ha reso molto famosa la razza del Akita Inu, la parte del cucciolo di Akita viene molto frequentemente svolta dagli Shiba Inu. Davanti alla nostra giudice lo Spitz Nano, Zwergspitz, uno Spitz tedesco, per cui il nome originale è Zwergspitz, conosciuto anche Volpino di Pomerania. La Pomerania è una regione che adesso fa parte della Polonia. Razza molto antica, eccellente compagno, eccellente guardiano, avvisatore. Pubblico, si può applaudire. Vi ricordate i 5 secondi di prima? Samoyedo, Siberian Husky, Spitz Lupo, Shiba Inu, Spitz Nano. E io so già chi ha vinto. Ed eccoci quindi pronti. Thank you very much, madam. Ed eccoci quindi pronti per chiamare sul terzo gradino del podio Spitz Lupo, al secondo posto Pomeranian, vince il... è una razza nordica che veniva comunque tenuta all'interno della tenda, e questo ha fatto sì che si selezionasse un carattere particolarmente predisposto all'interazione con l'essere umano. Lender ha già capito che sto parlando proprio del Samoyedo. Invito sul podio per la premiazione Giuseppe Sacani, che è già là. Perfetto. Siamo quindi pronti per il sesto raggruppamento, quello dei Segugi e cani per pista di sangue. Due